chi me lo chiede e sono iniziative che hanno un significato prevalentemente culturale, ma anche questo credo che, diciamo, l'inquilinato, il problema abitativo è anche un fatto lasciato, vado a dire di più. Che cosa c'è di più importante al di dopo la salute se non un tetto, una casa? Ecco, questo. Quindi io mi sono nel cuore personalmente, vorrei essere utile in tutte le maniere, quindi ora è un modo molto banale. Già c'è che devo andare via perché c'è un altro impegno di lavoro ancora, però mi ha fatto piacere, veramente piacere. Ora mi levo come nome, però vi volevo lasciare. Parlare della questione casa legata alla questione territorio, ovvero la questione dei piani regolatori, e occuparsi solo dell'emergenza. Cioè, è un po' come occuparsi della navigazione dopo gli incidenti per la nave, forse bisognerebbe occuparsene prima degli incidenti. Ora, nel nostro caso ovviamente gli incidenti sono piacevolissimi, sono gli strati per morosità. Ripeto, proprio perché si sa che esiste una crisi, che esiste un problema economico, per cui io ringrazio molto degli auguri. Vi leggo la prima frase perché a me ha fatto un piacere enorme. Vogliamo parlare di diritto all'abitare come qualcosa di più e di più complesso, di avere a prezzi ragionevoli la disponibilità di un'abitazione dignitosa e insieme a questo di vivere in un contesto urbano adeguato con, beh, ora qui la parola è difficile, con servizi. Cioè, perché insomma uno quando esce di casa ha bisogno di comprare il pane, il latte, ha bisogno di avere una farmacia, ha bisogno di avere un territorio servito, insomma noi paghiamo le tasse in teoria proprio per questo. In realtà gli ultimi piani regolatori, anziché aumentare i servizi, li hanno ridotti a fronte di una costruzione dissennata di palazzi che spesso sono invenduti e vuoti, e questo poi tornerò, i servizi sono, anziché aumentati e ce n'erano già bisogno, sono decresciuti. Allora, questo mettere insieme i due problemi, cioè non si può affrontare il problema della casa solo in coda, quando ormai, ripeto, è diventata tragedia, tragedia che molti di voi vivono, hanno vissuto, stanno vivendo. Bisogna cominciare anche a capire che le tragedie, quando sono evitabili, andrebbero evitate prima. La concezione dell'uso del territorio terrificante, che è quella della cosiddetta valorizzazione. Una volta si parlava nel porto della monetizzazione della vita umana, no? Che ti pagavano tanto, poi se morivi, però insomma ti aveva monetizzato. E si diceva, no, invece è meglio tutte e due andate in comune, oppure fate come il comune, fate il poco che ho fatto altri, con altre infrastrutture pubbliche che sono abbandonate, perché il nostro problema è che agli vicetti diventa più difficile di dire una volta, due, sì, ma poi dopo non è praticabile, perché è un proprietario che per 15 mesi non prende affitto di continuare a tenere l'appartamento, è difficile. Anche per il proprietario non sia parlato spagnolo, sia proprietario che la canzone del mondo. Quindi alla fine poi diciamo che dobbiamo dividerci questi due proposti, prima che faccio la segnalata, uno è in via Coglioni che ci va a Marino e uno è via Nicolodi che a Bruciano di ci va a Rio. I diretti prestati è uno in luce e l'altro è fuori. Quindi quando decidete dove andare. Quindi oltre a questa informazione si apre il dibattito. Vediamo un po' perché di forza politica ancora non è arrivato nessuno. Tutti hanno garantito che arrivavano del diritto alla casa. Non è un problema di giovanissimi, è un problema di famiglie che molto spesso hanno anche votato i partiti di maggioranza. No, ci direi anche soprattutto, poi vorremmo fare un rapporto con l'ARCI. Da anni in quanto sono responsabile dell'ospedale dell'emergenza abitativa, che è un servizio esternalizzato del comune che l'ARCI ha in gestione con bandi di gara. Questa è la mia
figura tra virgolette professionale, quindi in veste professionale io devo seguire quelle che sono le procedure amministrative perché è il mio lavoro. Io però sono anche sistemare, non è vero che deve poggiare tutto solo sul discorso degli alloggi, non è vero, a livello c'è un patrimonio immobiliare pubblico che sta andando di valore e che soltanto si possa concentrare su questo, mettendo insieme, come dicevi anche te, ci sono in altre città governate dalla destra, governate dalla Lega, degli esempi di sperimentazione di co-housing, degli esempi di cooperative di immigrati che si sono per l'altro. In questa città non c'è niente. Noi dobbiamo battere su, soprattutto a questo. Cioè, di a novembre, quella della Cristina, di Marina lo girati fuori. Poi non ci sono per magari ristrutturare due abitazioni, cambiare un patrimonio, un gabinetto, un colombo bambino. Le parole che abbiamo sentito finora, vabbè, noi il nostro fiasco è stato appunto l'occupazione dell'ex caserma, che è stata fatta diciamo a metà ottobre dell'anno passato. È stato un tentativo, diciamo, duplice di intervenire su due piani differenti ma chiaramente collegati. Quindi, da una parte cercare di risolvere un problema effettivo reale come quello della casa che per alcuni di noi direttamente ma anche per delle famiglie che erano a noi comunque collegate e a cui abbiamo portato solidarietà per diversi anni è stato appunto un tentativo anche di una prova per riuscire anche a risolvere il problema direttamente. E dall'altro però chiaramente noi siamo abituati anche a utilizzare il mezzo occupazione anche per tirare fuori politicamente e pubblicamente soprattutto un problema, che chiaramente non è stata un'occupazione che voleva essere un'occupazione silenziosa, anzi abbiamo scelto proprio quello spazio per tutta una serie di significati importanti, davvero uno spazio molto grande, uno spazio pubblico, uno spazio abbandonato da diversi anni, senza almeno per il momento dei progetti speculativi, come purtroppo siamo abituati a conoscere in questa città. E questo tentativo l'abbiamo fatto e finora diciamo è andato bene, cercando anche appunto di proporre anche quelli che potevano essere dei progetti reali e fattibili all'interno di quello spazio, non solo per quella struttura, ma magari perché da lì potrebbe